67 telecamere accese per la videosorveglianza dalle rotatorie d'accesso alla città al centro urbano. Con i finanziamenti reperiti tramite fondi FAS, l'amministrazione comunale ha vinto due bandi con i progetti Lanciano Sicura, Telecamera Amica e Guardiamo la Sicurezza. L'iniziativa è stata illustrata nei dettagli tecnici dai funzionari comunali Davide Di Pilato e Pasquale Zoino. 41 sono i dispositivi nuovi ottenuti con i due progetti, mentre le altre telecamere già installate in città in precedenza saranno a mano adeguate alle nuove disposizioni di legge. La loro ottica riprende un'inquadratura larga che abbraccia l'area di videosorveglianza dove è installato il dispositivo. Le immagini vengono registrate e conservate per 7 giorni, poi saranno distrutte per questioni di privacy. La novità è soprattutto nel collegamento diretto con il commissariato di pubblica sicurezza di Lanciano, dove sono installati terminali per la visione dei filmati. L'obiettivo finale è creare un deterrente per la criminalità. Entrambi i progetti finanziati mirano a migliorare la sicurezza urbana e dei cittadini, oltre a tenere sotto controllo la devianza giovanile ed evitare eventuali danneggiamenti dei luoghi pubblici. Le principali aree sorvegliate sono le rotatorie di Marcianese, via per Fossa Cesia, sulla variante Frentana, via per Treglio, via Masciangelo, via Sigismondi al quartiere Santa Rita e quella di Viale Sant'Antonio. Il sistema di videosorveglianza è attivo già da qualche settimana, la polizia ne sta sperimentando il funzionamento. Manca ancora la segnaletica prevista per legge, che sarà posizionata al termine della fase sperimentale nelle prossime settimane. L'amministrazione comunale infine precisa che la visione e l'utilizzo delle immagini per motivi di sicurezza da parte del comune di Lanciano sono attività riservate esclusivamente al comando di polizia municipale, in aderenza alla normativa in materia. Interventi pensati soprattutto in un momento in cui il tema della sicurezza è molto avvertito dalla città e dalle famiglie. E il sistema realizzato ha previsto la collocazione di un controllo, un monitoraggio con un sistema di telecamere, soprattutto nei varchi d'accesso alla città, in maniera tale che con costanza potessero essere monitorate con il telecontrollo, i flussi circolatori da e per la città. E il sistema prevede la collocazione di 41 telecamere in questi punti nevralgici e in questa occasione va ringraziato anche il commissariato della città di Lanciano che da subito ha dato la propria disponibilità ad ospitare all'interno della propria sede una centrale operativa, in maniera tale che potessero direttamente all'occorrenza utilizzare le immagini. Questo sistema, come dicevamo, è rivolto soprattutto a voler garantire per quanto più possibile la sicurezza della città e dei suoi cittadini. È un progetto veramente a cui teniamo molto, finalmente la città viene messa in sicurezza, abbiamo 41 telecamere con i due progetti Guardiamo la sicurezza e Città Sicura che saranno posizionate nelle aree strategiche, nei punti di accesso della città, nelle rotonde e alcuni punti sensibili. La cosa importante è che queste telecamere sono visibili da parte della Polizia di Stato e quindi ringrazio il vicequestore dottor Lagrasta che ha dato questa disponibilità e quindi saranno ausilio importante per la Polizia di Stato e ovviamente per la nostra Polizia Municipale. E inoltre andremo a reingegnerizzare le altre telecamere che attualmente sono sistemate nella città ma che non sono in rete, quindi le metteremo in rete con le 41 per arrivare a 67. E inoltre ovviamente sono entrate anche in funzione le telecamere della ZTL, quindi diciamo che circa una novantina di telecamere attualmente oggi sono già funzionanti nella città di Lanciano e quindi daranno un ausilio importante per la sicurezza della nostra città.